thank Buonasera, buonasera, bentornati alla consueta live del lunedì. Questa sera abbiamo un ospite, ovvero Laura, che ci parlerà di squali. Grazie Laura per l'ospitata di stasera. Benvenuta. Allora, Laura la trovate su Instagram come Adri Shark, e vi ho messo il link qua in chat. Buonasera e buoni 15 mesi a noi, grazie mille Luca per l'abbonamento, grazie mille. E Laura la trovate come Adri Shark su Instagram e parla, ho ipotesi, di squali, che sono degli animali un attimino bistrattati, ma ci arriveremo, ma ci arriveremo. Eh, anzitutto, benvenuti, barra benvenute a, a tutti, barra tutte stasera e qualcuno mi aveva scritto anche in privato, ho detto, ah che bello, stasera si parla di squali, eccetera, quindi insomma era come, come argomento potenzialmente interessa, che comunque gli squali sono degli animali molto molto carismatici. Sto lavorando ora una cosa a livello di squali, ma ancora non ve la posso dire. È una, una roba, chissà, forse per i modellini riguarderà qualcosa, si vedrà, si vedrà, comunque. Quando sarà il momento ve lo dirò. Allora Laura, eh, grazie mille. Anzitutto, di nuovo per essere qua, ti direi presentati pure alla, alla, alla chat e dici un po' chi sei e, e cosa fai. Poi eh, cominciamo a sviscerare un po' tutto quanto. Non si sente l'ospite, aspetta. Ok, attenzione. Ecco, tu sei... Scusate, okay. ecco no, devi sapere Laura che io ho sempre, ho sempre un problemino tecnico che si risolve in genere entro i primi minuti, però in genere c'è sempre, raramente non c'è. Col tempo sto notando okay. che si stanno rifacendo perché pian piano siamo sempre più preparati, però... Eh, però ogni tanto, ogni tanto scappa, ecco quindi nulla. Quando hai salutato prima non ti hanno sentito, scusate, eh, scusate okay, okay. E scusate voi. Grazie mille, Luca, per, per il fix. Adesso comunque dovreste sentirla senza problemi. Bene, dicevo, D ditemi se non mi sentite o se la voce bassa. Cercherò di, no, no. Ti, hanno, mm. ti sentono, c'è scritto okay. in chat. È scritto di sento, Dicevo, ripartiamo. ecco okay. eh, Laura. Allora, presentati pure. Meglio di diciamo ti ho presentato io. Dici un po' di sé cosa fai <ride> e poi iniziamo a sviscerare un po' tutto quanto. Vai. Va bene, uh, ciao a tutti, eh, io mi chiamo Laura e ho studiato, ho 27 anni e mi occupo principalmente adesso di questa, di, di gestire questa, questa pagina Instagram di AdriShark. e parlo principalmente solo di squali, e, <ride> perché se non si è cioè, capito è proprio una, una mia grande passione da, da quando ero piccola e, um, ho studiato scienze naturali alla all'atrenale di Modena e Reggio Emilia e poi ho fatto biologia marina all'università di Ravenna, eh, cioè di Bologna con sede a Ravenna e mi um, sono lavorata a marzo, quindi proprio tipo una settimana dopo il lockdown, quindi marzo 2020, proprio <ride> stupendo. E poi adesso invece mi sono iscritta ad un master, è ehm, un master in inglese, sempre sotto l'Università di Bologna, ed è sui grandi vertebrati marini, quindi non studio solo squali, ma faccio anche, non so, tartarughe o in generale anche mammiferi marini. Godzilla. E... Godzilla, sì, <ride> <ride> esatto. <ride> e... E niente, sì, adesso sto, sto preparando anche vari esami, insomma, sto studiando per i vari corsi e se va tutto bene, anche a giugno eh, dovremmo fare un viaggio studio con, con i ragazzi del corso, i professori, per andare a studiare il comportamento dei delfini, in questo caso, e alle Honduras, mm. in, una, in un schema Roatan, il posto. E Boia. quindi stiamo solo aspettando di, se si può partire perché, tipo, non abbiamo ancora preso il biglietto e manca meno di un mese, tipo, meno di un mese e mezzo. però va bene così, eh, sì, sono <ride> i meravigliosi inconvenienti. Allora, Fede dice: parliamo di squali. squelli la lasciata battuta eccetera allora te devi sapere che prima eh, ho sentito un mio amico mi ha detto francesco mi ha detto eh stasera è che pare, stasera si parla di squale e ho fatto eh, ecco mi ha fatto anche lui la battuta gli ho fatto eh, ti pareva gli ho fatto guarda allora fai così dilla te appena entri in chat perché tanto te la dicono così ti lavi il pensiero non me ne sono eh, scordato <ride> me, ne sono, me ne sono ricordato infatti appena entrato bene grazie mille per aver fixato sta roba che se no saluto rapido ciao Filippone ciao Filippone grazie mille per l'abbonamento e Ben, ben giunto, allora, allora, allora direi di partire un po' dall'inizio. Ovviamente eh, ha detto ha studiato scienze naturali, eh, quindi aveva fatto sì, lo stesso corso di laurea. La tesi di scienze naturali in triennale era su, già su questo argomento oppure era su altro? Curiosità mia: che a volte hai visto uno cambia... No, in realtà quando ero in trenale non, non avevo trovato ehm, qualcuno che si, cioè, si riusciva a occupare di squali in generale riuscire a farci proprio una tesi. Quindi ho suonato al mio prof di zoologia, ho detto prof ma c'è qualcosa che posso fare al mare, voglio andare al mare. <ride> sì, in bagno ti ha detto, ti ha dato le palette, <ride> le cose. Esatto, e lui fa: Boh, se vuoi, io mi occupo di, di questo. Di questo, si va là, si va qua e si fa questo tre giorni via. Poi, dopo laboratorio, ho detto: Dai, va bene. Ho detto: Ok, e praticamente. Ho fatto, mh, ho studiato la, la, la meiofauna del litorale livornese-pisano. E quindi siamo andati a Livorno. Siamo saliti su una, su una nave e siamo andati a campionare. Quindi uh, c'era tipo. Tutto, tutto lo staff, del, lo, non la, la crew no? che si occupava di ehm, prendere il, il sedimento con delle, delle benne che sono tipo delle specie di strutture particolari che fanno andare in fondo al mare, tiri su, tu pedi la carota, estrai eh, il, il contenuto e dopo metti questo tutto in vari barattoli, tutto fatto in, sulla barca in questo sul momento e, e quindi studi praticamente la meglio fauna, però ovviamente sarà... Morta, non viva, e poi in laboratorio fai tutta la selezione, di, di, cioè l'identificazione delle specie quelle chiavi dicotomiche. È stato molto interessante in realtà perché mi è piaciuto molto il poter far pratica, eh, che è una cosa che secondo me è molto importante, soprattutto quando poi dovrai trovare un lavoro e vogliono che tu sappia fare cose sul campo. E quindi mi è piaciuto molto, ho imparato molte cose e, ovviamente, sono stata a contatto col mare che per me è fondamentale sia per, uno, per una questione proprio di fare cose legate alla biologia marina ma anche proprio una, una salute mentale mia, quella di avere il mare vicino. E, e niente, quindi abbiamo fatto tre giorni a Livorno e dopo abbiamo portato tutti i campioni in laboratorio, ho fatto stata abbastanza lunga come esperienza, alla fine erano tipo sei mesi di tirocinio. Perché io ho fatto tirocino e tesi uguale, okay. ho fatto, ho fatto, cioè, ho fatto ho detto con sì, conviene Diciamo fare il tirocinio si è evoluto per... poi, poi nella tesi. Ecco. Sì, 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 da sì, me no, mi no, sa no, che non lo contiva. fanno fare in realtà. Davvero? Ma è vero. Tipo, davvero, tipo posti tipo biotecnologie dal momento che le tesi non sono mai competitive ma sempre sperimentali, è normale che uno raccolga i dati durante il tirocino e poi ci elabori mm. sulla tesi. Per esempio, da me, stando a quello che mi avevano detto, era sconsigliato. Di fare la, mm. il tirocino lo stesso argomento della tesi. Magari stesso ambito sì, ma non stesso argomento. Probabilmente perché magari essendo varie, volevano far spaziare, insomma, vabbè, comunque. Ma non lo so, in realtà è molto time saving, cioè nel senso, sì, cioè, cioè, metti in pratica sì, una cosa e sì. scrivi una tesi. Sì, l'unica cosa è che comunque la, durante la, la triennale insomma ero, ero molto Ci siete, ci sono. Ecco, mi sa che è ripartito. <ride> sì. Mi sa che è ripartito. Giusto? <ride> si stacca tutto il WiFi. Ok. Vai, allora, allora indieti, okay, mi sa che è ripartito. Ora oh, ci mi senti? Okay. Se mi vedi se tutto a posto, ok. Vai, io sì, sì, sì. Ecco, sento Scusa, è che ogni tanto era eh... lasciata la live, ma è ripartita. Vai, perfetto. Piazzi, scusa, okay, okay. e... no, più, più che altro aveva a che fare immagino <ride> beh, beh. con invertebrati comunque in Triennale. Se andavi a fare, eh, sì chiaro. sì, sì, ho fatto, fatto in quel caso lì, ho fatto tutti i copepodi, cose così piccole di tutte proprio... quelle bestioline lì. <ride> sì, no, però era molto carino perché poi li tingevamo di rosa sì. e si vedevano un sacco bene ah, al okay, microscopio. Okay. E no, ah, ma so, per era molto, molto per bello. divertirsi tipo, tingevamo di rosa. <ride> Esatto. Non sono prettamente Così. molto dorati, spesso e volentieri, quindi uno li movimenta in questo modo. Esatto, poi c'era sì, un, un sacco: c'era cioè, un sacco di pulizia per togliere appunto, re, non so, residui di qualche, di qualche alga o qualcosa, no. o pezzi di legno. Eh, quindi, cioè, prima di vedere l'animaletto, la, poi devi controllare mille volte, cercare di andare in ordine, cercare di non fare un double counting del, degli sì. organismi, quindi. Questa al microscopio e avere anche gli occhiali, cioè non è sempre eh, facile, poi, tipo Emicrania, gogo -go, un sacco di mal di testa. Però, a parte questo, la parte di laboratorio e l'attività in sé mi è piaciuta molto. E, poi invece la parte di no, sto ancora disconnessa No, davvero disconnendo. Davvero sei è disconnesso. Ok. Sì, ti sento, ti, ti senti? sento. So cosa c'è. Ok, adesso no, okay. adesso è tornato. Ok, so, c'è qualche calo di linea, non così. lo so. Eh... Non so, non so. <ride> esatto. eh... e invece dicevi in, niente, in magistrale invece sì. dicevi che hai fatto una roba più nelle tue orde diciamo sì allora io quando ho fatto uh, l'università di Ravenna eh, all'epoca potevi scegliere due percorsi mm. eh, quando ce ancora io eh, perché adesso ho cambiato tutto eh, potevi scegliere il percorso habitat in cui ti occupavi più di cose di ecologia e anche cose insomma, sì, più ecologiche e, e il percorso pesca invece che era quello che stranamente mi, mi, mi ha attirato molto di più e in cui appunto abbiamo studiato biologia della pesca valutazione di cioè come trattare insomma anche um, come studiare insomma gli attrezzi e, anche economia della pesca che era un corso appunto a scelta e con cui poi, appunto col prof ho fatto la tesi sull'economia sull della pesca e praticamente abbiamo fatto una tesi un po' innovativa e, che riguardava appunto la, lo scopo era quello di eh, valutare la disponibilità dei consumatori di pesce eh, di pagare un prodotto di acciughe e sardine dell'Adriatico però con una certificazione, appunto, Shark Free, che in questo caso, eh, per il progetto, eh, si intendeva, appunto, a, a, una, una, un prodotto di, di, di acciughe sardine che garantiva eh, la, che il prodotto non era stato, appunto, non aveva portato all'uccisione ah, okay. o... Tipo pesca accessoria, bycatch, nel senso lì. Okay. Esatto, esatto. Cioè serie... Però più da un punto di ah, no, vista. No, dimmi, dimmi. dimmi. Da un punto di vista economico, appunto, e della, della, da parte del consumatore, anche. Quindi ehm, sì, è stata molto, molto bella come tesi, secondo me. E, ovviamente non è una cosa facile, nel senso è, è sempre difficile riuscire a garantire uh, un free qualcosa, Messi, certo. capito? Eh, Ma... Come la questione del dolphin safe mm -hmm. dell'MSC, con tutte le polemiche che sono nate anche dopo si ispira, sì, quindi Um, però è proprio da un punto di vista teorico innovativo appunto perché perché parla di squali perché chi è che pagherebbe di più per salvare degli squali no? Di solito magari le persone hanno più eh, sono più intenzionate a proteggere altri organismi marini vari mammiferi marini appunto tra cui i delfini o le balene no? di solito sempre per la questione di reputazione sì, infatti um, poi, gli poi, squali, poi ne parleremo anche di questa faccenda. Anche per quanto riguarda il discorso della pesca, che chiaramente eh, sarà un argomento mm -hmm. da trattare stasera. E per quanto riguarda cose curiose, per poi tornare a bobba sul resto, la passione da dove ti è nata? Cioè, te ci sei nata a questa cosa degli squali oppure eh, ci sei arrivata dopo? Com'è? Eh, allora, io premesso, da quando ero piccola. Piccola, sì, cioè piccola 9, 10, quell'età quell lì, non, non volevo mai andare al mare. Ma in generale, questo non mi piaceva il caldo, non, non mi piaceva la sabbia, non mi piaceva l'acqua. Io volevo andare in montagna. Andiamo in montagna quest'anno, no? Andiamo al mare, io piangevo. E, e quando andavo in acqua, però, avevo sempre. cioè, Mi faceva strano, no? Perché non vedevo sotto, non andavo ancora giù con la maschera, no? E, però. <ride> Ogni estate, inizio estate, alla tv, all'epoca, adesso lo trovi ovunque, facevano vedere questi film, no? Lo squalo. Ho detto, vabbè, guardo, cioè, che, che, sto alla tv. E mi piaceva un sacco. Cioè, io ero gasatissima, io ero contenta quando vedevo gli squali che inseguivano le persone, le mangiavano. Certo. Ok, quindi, quindi... Face, facevo il tipo per lo squalo. E quindi te sei, diciamo, della... Cioè, in genere ci sono due fette di persone che, che si aprono tipo il mare davanti a Mosè, di fronte allo squalo. Una parte è quella che rimane traumatizzata a vita da, da sta roba, infatti la mia esatto. compagna eh, è di quella, di quella sponda lì, la sponda dove sono io è quella che invece si foga ancora di più a vedere gli squali, quindi eh, c'è proprio questa spaccatura dallo squalo in poi, che ha, poi vabbè, è un filmone a prescindere lo squalo. Eh, C'è stato un sacco di polemiche riguardo il fatto che ha perpetrato un'immagine un sbagliata, eh, che dello squalo come mostro assassino, eccetera. In realtà io la condivido fino a un certo punto, perché il film non era mm. chiaramente un testamento contro gli squali. Un era, era un film horror e baratrido, penso sia horror: sì, il genere lo squalo, penso proprio di sì. E, e basta, non è che l'hanno fatto apposta sì. per quello. Poi chiaramente. Eh, ben, ben, Benchley, che è l'autore la, del romanzo è anche diventato in realtà attivista per i diritti tra virgolette degli squali cioè per la salvaguardia della società degli squali eh, perché appunto si è in qualche modo sentito in colpa però in realtà gli squali avevano una brutta nomea già da molto prima si va da cose proprio storiche quindi in realtà secondo me sono tante in realtà le persone che grazie allo squalo non si sono messi a odiare gli squali, bensì magari sono diventati biologi marini. Ed è molto bello che, che stasera per l'appunto te mi hai detto questa cosa, perché sei la prova che effettivamente di fronte allo squalo si può reagire, il film, si può reagire in due modi. questo è bello da, è bello da dire. Esatto, io ero proprio affascinata, cioè, e poi da lì ho visto che ne hanno fatti altri. Però quando ero ancora piccola, insomma, quell'età lì 12, e poi anche lì, cioè, stavo già iniziando a conoscere gli squali, ovviamente non avevo le conoscenze che magari ho oggi, e non sapevo, no, all'epoca in realtà questi film facevano solo del male, mm -hmm. cioè, nel senso che, e non sapevo neanche che, cioè, non lo so, cioè, io non, non ero convinta alla fine che gli squali mangiassero le persone, cioè, si vedeva che era molto tensione, sì. no, però, però a me piaceva, cioè, nel senso io... Facevo il tipo, cioè, tenevo le gambe sopra il letto, non le mettevo giù, perché <ride> sì, sai come, da piccola ero, ero terrorizzata che qualcosa mi... Oppure anche al mare, cioè, al mare alla fine, quando... Anche quando guardavo lo squalo, se non sentivo il fondo, c'avevo cioè, l'ansia, no? Se sentivo un'alghetta uh -huh. che, che mi toccava, cioè, venivo fuori di testa. Però, dopo, col tempo, già le superiori, cose così, stavo iniziando un po' a, a informare un po' di più. Guardavo vari documentari, in realtà, anche strano fatti, cioè con, con l'occhio di oggi non sono molto accurati però è parita così alla fine cioè parita con i documentari con libri che trovo anche i mercatini cose così e poi dopo insomma ho visto che molte università studiavano questi cioè la biologia marina ho detto vabbè dai come faccio a fare biologia marina intanto faccio una triennale per adesso facciamo scienze naturali che almeno ho un quadro generale delle cose eh, mi interessavano molto di più scienze naturali rispetto a biologia o cose così, perché mh, mi piace comunque stare abbastanza a contatto con la natura, quindi eh, avere anche un'informazione una, un generale sulle cose è sempre, sempre giusto, insomma, no, poi ci sta a specializzarsi, poi dopo in qualcos'altro. E quindi alla fine, mh, e alla fine ho fatto biologia marina a Ravenna, ce n'erano altre due università, però alla fine ho scelto Ravenna perché comunque vedevo che aveva una parte sul, sugli squali rispetto magari a Pisa che uh, studiava molto di più mm -hmm. i cetacei e avendo poi anche il santuario certo, lì vicino sì. magari è anche tattico eh, sì, sì. studiarli a però... Pisa studiano molto anche quelli estinti <ride> tra l'altro non solo quelli, oh, okay. quelli vivi ma anche quelli estinti e grazie mille Robert per l'abbonamento sempre fidelis grazie mille e quindi nulla, veniamo al, al clou. Ovviamente nel Mediterraneo mm. ci sono gli squali, ovviamente sì, però esatto. che squali ci sono? Che cosa, squali. che cosa si può dire degli squali del, del Mediterraneo e, e del fatto che non sono un, un accidente, tra virgolette, ci siano, cioè ci sono da sempre, no? Meno male. Mm. Sì, gli squali sono sempre stati presenti nel, nel Mare nostro me ma è... Um, e tantissime specie in realtà, quindi per esempio, il Mediterraneo è veramente un laboratorio della vita. Veramente, sono veramente tantissime specie, in generale di elasmobranchi, quindi, uh, che comprendono anche mi pare una chimera, e una, tipo una trentina di razze e una quarantina di, di squali circa. Poi, vabbè, ovviamente la, il, il poterli vedere eh, non è facile, nel senso che se capita, magari appunto mh, anche l'anno scorso, quando c'è stato il primo lockdown. E le persone riuscivano a trovare qualche verdessa che vagava tra i porti eh, o qualche altro squalo insomma con i pescatori ricreativi e cose così anche l'altro giorno hanno visto uno squalo bianco in Sicilia e comunque sì gli squali da noi ci sono ed è importante il fatto che ci siano perché sono appunto uh, animali importantissimi da un, da un punto di vista uh, ambientale proprio e senza di loro le cose possono andare veramente molto male nel lungo periodo. E, sì, di solito cioè, gli squali che possiamo trovare sono tantissimi, dallo squalo bianco alla verdesca, eh, lo squalo grigio, eh, squali martello, che anche lì è da un po' che non se ne vedono perché li abbiamo decimati, perché si pescavano e quindi si pescavano, si mangiavano, e fino a tipo boh, 50 anni fa, tipo, cioè li abbiamo fatti fuori veramente. Um, poi ci sono le varie specie commerciali: il gattuccio, il palombo, lo, lo spinarolo, lo smeriglio, uh, il macco. Anche il macco si trova. e Poi per quanto riguarda lo scolo bianco eh, dovrebbero esserci anche delle aree di riproduzione, però non, non, non sono stati visti, no? Um, cioè non, so, non, non penso siano stati documentati um, lato della riproduzione da noi Mediterraneo. E, se, e, e manca quella cosa lì per, cioè, per quanto riguarda la conoscenza degli squali bianchi perché uh, si, trova, si vedono intanto dei giovanili quindi vuol dire che bene o male o c'è una nursery o c'è una zona di riproduzione però non, non siamo ancora riusciti a beccarli <ride> o che partoriscono o che fanno cose quindi è eh, ancora un, cioè, un po' un mistero questa cosa però ci sono ed è importante questa cosa um, e niente alla fine sì li peschiamo sì, in chat <ride> li anche peschiamo li molto. mangiamo cioè, insomma lo squalo volpe, esatto, che l'altro giorno c'è stato un casino, esatto. su, le testate giornalistiche, anche quelle importanti, non so se posso dire i nomi su, ah. vabbè, mm? <ride> <Ne> <ride> delle figuriamo. testate che purtroppo hanno preso la notizia e non hanno neanche detto aspetta che controllo, ma un secondo, cioè che cos'è uno squalo volpe, cioè, Google te lo trova alla fine uno squalo volpe. E poi, cioè, diciamo che è una specie che è facile da riconoscere, cioè questa faccia sempre inquietata, questa coda lunga, cioè superiore della coda, della pinna caudale che è enorme, cioè, E lo riconosci un po', no? Rispetto a una verdesca che era quella, appunto, nella foto. Cioè, avevano messo una foto sbagliata e hanno parlato del, dello squalo Volpe. però vabbè, fa niente. No, capita. <ride> te capita. La lasciamo. <ride> E vabbè, sì, insomma, capitano queste cose, soprattutto per quanto riguarda gli squali che già non hanno una, una bellissima reputazione. Poi dopo, se, se, se fai anche male la notizia, insomma, no, certo, non aiuta. No. E si continua come l'anima che si fa così, insomma. E, perché poi uno pensa a squalo, e la prima cosa che di solito viene in mente esatto. è lo squalo bianco. E tutti gli squali esatto. sono uguali, ma <ride> non sono tutti uguali, non sono per niente uguali. Cioè, eh, L'altro giorno ho fatto, ho fatto una diretta con, con Elena. Di Mi chiamo Terra, abbiamo un po' parlato anche lì di squali del Mediterraneo e ho elencato un paio di squali che magari non, non tutti sono, sono, sono a conoscenza, tipo lo squalo porco, che cioè, se dopo lo cerchi veramente per me è uno dei squali più belli del mondo, sì. ma è anche uno squalo timido, notturno, che, che si fa i cavoli suoi e purtroppo viene catturato anche dai pescatori come cattura accidentale, accessoria, insomma quello che è, e, e per me invece è bellissimo. E quindi, lo farò vedere. Cioè, ci sono circa 500 specie di squali raga, quindi veramente non, non è giusto neanche categorizzarli come un unico animale cattivo mangia uomo insomma perché non è, non è così anzi, anzi sono troppo carini <ride> c'è un una parzialità <ride> in, queste, in queste parole eh, Lorenzo grazie mille per il rabbonamento dice le squali sono state le prime bestie vive che mi hanno introdotto alle scienze naturali curiosamente non ho mai visto lo squalo prima delle medie eh, vedi. A volte capita. Nel senso. In genere. Si, mm. chi, chi resta traumatizzato lo vede da bambino. In genere. Comunque, appunto. Ma uguale. Ah, Intanto ho cercato lo squalo porco. Ve lo metto qua. Eccolo qua. Vabbè, ah, bellino. Tondo proprio. <ride> vedi? Mi sembra troppo bello. Carino, cioè, secondo me è stupendo. <ride> è, è, uno dei mie, è uno dei miei preferiti. eh, cioè, Perché è un po' particolare. Non poi ci sono un sacco di leggende metropolitane che ci girano intorno che pes cioè, i pescatori dicono che porta male se lo peschi eh, ah beh, a, a lui, a lui, lui sicuramente un buon pescato <ride> poi <ride> il pescatore, non so a lui sicuramente e, com Dai, comunque appunto il, eh. il discorso è questo ora non so se le cose sono cambiate però io avevo letto che l'Italia comunque era tra i principali consumatori di carne di squalo al mondo e forse tra i primissimi uh -huh. se non il primo in Europa lo, questa cosa l'avevo letta anni fa, ma non mi ricordo se da allora è cambiato, quindi prendetela con le pinze, quello, quello che, che vi dico. Però effettivamente magari non sì. si sa, però uh, gli squali si mangiano, si mangiano costantemente in Italia, oh. ai vari, appunto, sveriglio, verdesca, eccetera, che, che vedete uh, dal pescivendolo, uh, gli tolgono la, la testa. E quello un po' inganna Probabilmente perché forse non fa affidamento Vedere la testa dello squalo Fa un po' di uh, repulsione eccetera Fa spaventa mm -hmm. Però appunto anche se togli la testa Il resto del corpo continua ad essere uno squalo Io addirittura mi sono imbattuto anni fa In un uh, In un maco Grazie mille Fede98 per l'abbonamento Grazie mille Mi sono uh, imbattuto in un maco Che in realtà Era in vendita mm -hmm. a un mesmeriglio cioè del tipo, de, della serie io andavo a cercare un po' dai pescivendoli per fare degli esperimenti teste di pesce de, esperimenti nel senso per vedere di guardare dentro le ossa eccetera non pensare robe strane. strana sono andato lì per chiedergli sì, sì, no, lo fanno tutti figurato. buona parte delle persone oh, sulle sì. queste robe così. sembra strano da fuori ma è così Andare al pescivendolo gli chiese mm -hmm. ma avete roba di questo tipo e lui mi disse sì ho una testa di smeriglio e tornò con una testa che poi a casa mi resi conto che era di Mako. E... Ed, mm -hmm. ed era venduto mesmeriglio. Ma non è assolutamente la stessa, sono due specie diverse. Quindi c'è anche in realtà una, esatto. una confusione a livello a volte non sempre, però a volte si confondono anche tra i nomi commerciali tra virgolette, di quando vengono messi messi sul mercato insomma e no... cioè, sì, non si sa che sono squali anche se sono squali magari non si sa che cosa sono perché se ti mandano già il filetto tagliato non è che dal filetto dici ma questo è uno smeriglio, questo è un mao cioè, nel senso cioè, o, per, o meglio a me no, non sei particolarmente vede. esperto ma così a occhio non è così facile dalla testa lo vedi di più il mao è abbastanza mm -hmm. riconoscibile con questo muso lungo questo colore bluastro mao è stupendo tra l'altro veramente un uno squalo sì. stupendo e Appunto, partendo da questo, quali sono gli squali che nel Mediterraneo soffrono di più per, per la caccia? Per, per, la caccia e... per la pesca, E poi in realtà non è neanche talvolta pesca allo squalo, a volte sì, ma neanche sempre, a volte gli squali rimangono, morti, rimangono uccisi perché magari si vuole pescare altri pesci e per caso si pesca loro, diciamo. Esatto. Prima di questo, in realtà, tipo ehm, la, la termine smeriglio. Mm che è il nome comune dell'Amna Nasus in questo caso, però il termine smeriglio viene anche utilizzato proprio dalla FAO, per, è il proprio nome commerciale ah, del ah, marco, okay. ma mh, è, una cosa che, è proprio una cosa che non ha senso perché mh, cioè, confonde basta sì, in boh. realtà. Però viene anche venduto, cioè, veniva venduto anche lo smeriglio proprio come l'Amna Nasus, quello sì. Però di solito al mercato adesso quello che tu, ogni tanto viene proprio la scritta Maco o Smeriglio con sotto il nome Isurus Oxylinkus, che è appunto il Maco dalle pine mm. corte, no? E, però sì, quando, quando cercavo nella FAO vedevo che il nome commerciale era appunto Smeriglio anche, quindi. Eh, boh, stranezza! È un stranezza. casino in realtà. <ride> sì vabbè, ma disastro. Cioè, si dovrebbe proprio cambiare, cambiare mm. tutto, <ride> proprio come, come cosa, però vabbè. E allora cosa, mi ha fatto una domanda? Sì, no, che non dicevo, più. Nel, nel Mediterraneo, quali sono gli squali che soffrono di più per, per quanto riguarda il discorso pesca a livello di osservazione? Allora, sicuramente, uh, catturando anche specie target in generale, che siano ciughe, sardine, pesce spada, quello che è. E indirettamente questa cosa porta comunque alla diminuzione degli squali, quindi si può anche vedere una riduzione e una sofferenza anche da questo punto di vista, perché eh, essendo animali che mantengono uh, la, la catena trofica, se non si trovano loro, le specie che, cioè, che, che, che mangiano di solito, perché noi le catturiamo, quelli se ne vanno. E, e poi direttamente appunto le catture appunto, degli, degli squali, in questo caso ad esempio una, una specie che soffre abbastanza è il palombo eh, soprattutto, in, penso che il mediterraneo sia proprio classificato um, in pericolo secondo le ultime stime della, della UCN eh, perché è appunto è uno squalo che viene consumato e viene insomma, venduto um, mm. proprio come pesca cioè, localmente anche proprio nelle pescherie lo mm. trovi facilmente e eh, lo trovi ovviamente di solito spellato anche quello insomma messo vicino a pesci che hanno una colorazione chiara tipo il, non so il pangasio altri pesci ossi che non c'entrano niente con gli squali per una questione anche un po di vendita insomma e, um, quindi sì anche lo spinarolo eh, lo squalus acantias eh, una specie che, che che risente molto della pesca da noi um, Soprattutto appunto perché essendo pesce, cioè, una specie che comunque possiamo mangiare, eh, ne risente molto. L'Italia in realtà è più che altro una, un paese che importa eh, carne di squalo. Eh, la produzione, appunto, secondo gli ultimi dati della FAO, che però risalgono mi pare al 2011, quindi sarebbe un po' da, da aggiornare, eh, dicono appunto che di solito mh, importiamo molto, specialmente dall'Atlantico, mm. eh, importiamo sia appunto… Cioè, nei supermercati che ho visto io dove, dove abitavo io, insomma, sono riuscita a trovare spesso appunto spinaroli dall'Atlantico, um, lo squalomaco appunto, sempre Nord-Est Atlantico. E invece la pesca domestica uh, c'è, però è comunque, se guardi statisticamente inferiore. Quindi uh, pescano, però magari più a livello locale e magari esportano un po' in Grecia. E, um, però appunto il danno più grande non è neanche tanto la pesca, cioè, la pesca diretta dello squalo, ma è proprio il fatto che viene catturato come cattura accident cioè, accessorio accidentale per, cioè, di, di un'attività di pesca che vuole pescare altre cose e si finisce nelle reti e poi alla fine uh, questo bycatch può essere comunque commercializzato, a meno che non siano specie uh, protette, tipo lo squalo bianco, teoricamente non potresti venderlo. Ma è stato venduto è, neanche, neanche un mese fa un giovanile di scuola Avevo bianco messo in la Grecia. Foto, sì, mi ricordo. Su Instagram. È, 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 non, è, è illegale, <ride> <ride> cioè, però il fatto, il fatto che sia arrivato già al banco vuol dire che tutta la filiera, tutto il, non c'è stato nessun controllo, non c'è stato eh. niente. Quindi se è arrivato lì vuol dire che manca proprio, manca proprio tutto quello che c'è dietro. E poi, anche in altri paesi in, um, che, che, che insomma, si trovano in Mediterraneo lo fanno, anche mi pare in Tunisia uh, qualche mese fa c'è stata la cattura di una, di una femmina di scuolo bianco smembrata davanti a tutti al mercato, lasciata lì. E, e lo scolo bianco è protetto su carta, è sempre tutto eh facile. Il problema è che proprio non, è, non, non si riesce a fare una gestione, un controllo, una. E Ci cioè, dovrebbero esserci delle sanzioni non so, non so in Italia cosa, cioè, come, come funziona se, trovi, se, cioè, se te lo trovi già morto già pescato non puoi buttarlo in mare mi pare che tu debba proprio uh, in ogni caso uh, sbarcarlo e anche l'anno scorso avevano catturato uno scuolo elefante sempre come cattura accessoria l'hanno sbarcato anche lì lo scuola elefante non, non puoi pescarlo in Mediterraneo e poi alla fine è stato donato ad una mensa, ad esempio. È una situazione molto molto complessa e molto delicata e uh, purtroppo, purtroppo succede, succede anche abbastanza spesso in realtà perché alla fine di, di notizie così almeno due vo una volta eh al mese sì, te la, la trovi. Voglia. Qualche squalo protetto, oppure squalo che non è squalo, cioè, insomma, verdesca che non è verdesca, ma quelle, quelle mm. cose lì, no? Anche proprio il fatto che viene proprio fatta un'informazione un scorretta e, e così. Sì, dice Sara Biancardi in chat, si sì, conferma, era in Tunisia, quella cosa raccontavete, e dice anche che devi sbarcare tutto quello e peschi. E eh, quindi sì, mm. eh, c'è anche questa faccenda qui. qua. Quindi, tendenzialmente, la... Il, questo discorso è un problema per la conservazione di alcuni squali nel Mediterraneo. Ce ne sono altri di problemi per la conservazione di magari altri squali, sempre nel Mediterraneo? Sì, cioè di solito la, la maggior parte delle, delle problematiche riguardano appunto prevalentemente la pesca. E adesso non so in Italia come siamo messi a situazioni tipo degradazione dell'habitat, cose così che magari possono impattare in qualche modo. Um, la presenza di, di, di squali, però sì, di so cioè, la è proprio il bycatch il, uh, il mm. più grande problema che possiamo avere noi adesso. Um, sì, quello, quello sì, perché poi, anche se lo catturi e lo ributti in mare, non puoi sempre sapere il tasso di sopravvivenza. Ah, beh, e sì, certo. perché alcuni squali hanno sempre hanno la costante necessità di nuotare se sta fuori dall'acqua troppo tempo, può avere dei problemi fisiologici non gra cioè, non, cioè, gravi, nel senso. E quindi non sai se poi mm, riputandole in mare no assolutamente infatti esatto. e poi vengono appunto pescati individui che non hanno ancora raggiunto maturità sessuale e che non hanno cioè non sono neanche riusciti a fare il primo ciclo riproduttivo quindi togli proprio mm, to togli tutto capito qualche cos'era l'anno scorso no, no non era l'anno scorso qualche mese fa sempre che avevano pescato di nuovo i mm, le due tonnellate di palombi in Adriatico, una, una sola imbarcazione li ha pescati in una battuta di pesca, due tonnellate di palombi, di, cioè tutti i tipi di dimensioni, capito? E questo sicuramente non, non, non aiuta, soprattutto non aiuta l'Adriatico che... Assolutamente. <ride> diciamo che dovrebbe... Eh, no. <ride> non è messo benissimo. Tanto l'altro parla parlando e... sempre di Mediterraneo, a meno che non dovessi dire altro, eh, nel senso, non so se... Okay. No, non mi parlo sempre di Mediterraneo, ma appunto non Italia. Eh, te poi, diciamo, Covid permettendo, che ti ha un po' messo i bastoni tra le ruote. Eh, la, la tua idea era appunto mm. poi di, di collaborare con lo Shark Club a Malta. Eh, quindi, eh, anzitutto ti auguriamo assolutamente di poter eh, risolvere il prima possibile tutti questi inghippi. E a parte questo, appunto, di che cosa si tratta? Quella lì che cosa ti piacerebbe fare lì di che cosa si occupa lo Shark Club, eccetera. Mm -hmm. Allora sono un'organizzazione no profit e hanno, fanno tantissimi di, tipi di attività e, riguardanti gli Elasm Branch in generale. Um, fanno delle attività molto carine per quanto riguarda la salvaguardia dei, dei gattucci perché... Mm, loro vanno, i ragazzi, insomma, anche i tirocinanti, insomma, vanno, vanno al mercato del pesce, il più grande che c'è a Malta, mi pare, e eh, hanno un tot di tempo per andare a vedere i vari banchi del pesce. Se trovano dei gattucci femmina, controllano se sono gravidi o no, perché anche se vengono pescati, ci possono essere ancora delle, delle femmine che hanno delle uova che possono essere salvate. Quindi, una cosa molto bella che fanno è che. Mh, Prendono le uova dalla da, da femmina, insomma, ovviamente il, il pesce rimane, cerca di rimanere il più intatto possibile per la vendita, e salvano queste uova che, dopo in, colla in collaborazione con, uh, con l'acquario di Malta, e rimangono in acquario per un, per un tot di tempo per vari mesi no? finché poi lo, lo squalo non è, non è pronto insomma, a nascere. E anche quando è nato aspettano un po' che si ambienti un po' all'acqua, cose così, e dopo tot di mesi lo rilasciano in mare aperto, dopo essere, mi pare, anche stato taggato con, uh, mi pare, tipo un tag molto, molto, piccolo, molto semplice, che si chiamano gli spaghetti, no? Sono dei piccoli spaghettini. E una cosa molto carina è che si può anche adottare, quindi <ride> io, a me hanno regalato uno squaletto, mi hanno regalato un piccolo gattuccio, e um, è anche un modo per supportare insomma, anche le loro attività essendo appunto anche un'associazione no profit e, e poi appunto hai uno squalo dopo <ride> e, um, perché appunto loro di solito appunto, salvano i gattucci che appunto sono, essendo ovipari uh, hanno queste capsule ovigere con dentro l'individuo cioè il piccolo squalo insomma ed è abbastanza cioè è fattibile questo, questo tipo di salvataggio rispetto magari ad altre specie e poi fanno anche vari tipi di attività con, uh, con, altre, con altri organismi, anche tipo uh, la baccarella, non so se è presente. La vacca? È una specie... la baccarella, l'immagine è molto bella. Questa è, questa... è tipo una... imparentata una... con le pastinache, insomma, c'è uh, questo colore azzurro no? sul, sul dorso, ed è molto interessante, e anche lì avevo iniziato ad aiutare i ragazzi di Shark Club eh, utilizzando un'applicazione che si chiama Manta Matcher, eh, appunto per, cioè, tu metti la foto eh, con le varie, i vari dati, tipo la location, la cioè varie informazioni e tu metti questa foto appunto e rimane nel database, no? E dopo puoi eh, fare appunto una raccolta di immagini, eh, di tutte le segnalazioni di, 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 insomma, di, di animali che sono, di Erasmus Branchi, o comunque. Um, sì, mi pare in questo caso era solo Manta Matcher, quindi penso si riguarda un po' in generale le mante, uh, a livello insomma, nelle, 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 nelle acque tropicali, insomma. E, e poi alla fine puoi anche farlo per. Uh, Ok, c'è qualcuno <ride> che sta urlando, scusate Così, se l'ho sentito. Probabilmente è un ghirlando che ho messo la foto della vaccarella, probabilmente deve essere un appassionato. Eccolo. Sì. E quindi sì, anche questo è molto, molto interessante perché comunque raccoglie un sacco di informazioni um, anche appunto in modo tra virgolette facile: nel senso che non devi per forza uh, fare attività di sub, ti basta anche solo lo snorkel. E una, una fotocamera che sia abbastanza buona, anche una GoPro e, e poi quando vedi un individuo ci fai la foto e intanto ti segni insomma dove l'hai incontrato e questo è molto importante appunto per fare un monitoraggio anche delle specie che puoi trovare in Mediterraneo e si fa anche mi pare in Italia con uh, il centro studi squali che anche loro fanno, fanno questo tipo di attività da noi in Italia e... Um, e niente, io quando, quando, quando andrò là, in qualche, in qualche modo, insomma, spero di, di poter iniziare a fare un tirocino sempre riguardante la, la, il problema della pesca, e fare i vari giri, i vari mercati del pesce e anche proprio per identificare le varie specie, per capire che specie ci sono, insomma, nelle acque maltesi e quali specie vengono consumate, insomma, e perché vengono consumate. E vengono pescati tantissimi, cioè tantissimi ho visto varie, varie foto anche di uh, del capopiatto mm. uh, Ancus griseus esatto e che anche lui c'è cioè, veramente per me è uno degli animali più, uno dei squali più belli che, che esista quindi è sempre una sofferenza vedere quando vengono catturati uh, c'era stata anche una, una notizia uscita appunto sui giornali di Malta dove avevano trovato due teste mozzate di appunto pare fosse proprio il capopiatto eh, in mezzo a un cespuglio insomma non si, cioè, non, non si è ben capita sta cosa sì, però in non è che sia avvale eh, no è un po' inquietante <ride> più che altro perché forse sarà stata una pesca insomma per conto tuo e non sapevi cosa farci di queste teste e le, le buttate lì così non è, non è il massimo da un punto di vista proprio ambientale penso anche quindi ma poi era um, bellissimo la, i denti del, del capopiatto che ha praticamente quel dente asimmetrico che in mezzo va, che è stupendo sì, esatto, che in realtà sì. non è un dente asimmetrico ma embiologicamente si formano tutti e due quindi è pari poi uno diciamo regredisce e va avanti l'altro e quindi succede che ha eh, nella, nella parte di sopra un dente asimmetrico in mezzo stranissimo che cosa <coughs> Quindi è particolare, sì, Stupendo. ho messo la foto N mentre Stupendo. sui gin Cage dice comunque ho messo immediatamente il follow alla sua pagina: eh, assolutamente sì, che dovete metterlo, Grazie. Ve lo, lo rispammo un'altra volta ancora. Grazie. In chat, tra l'altro, <ride> in chat chiedevano qual era la sua specie di squalo preferita. Ne messo un paio di persone e ti rigiro la domanda. Eh, allora, non ho proprio una specie preferita perché. E me ne piacciono tanti, però se devo proprio sceglierla è abbastanza, cioè, insomma, palese. Però è lo squalo bianco, eh, perché è il primo squalo che ho visto dal vivo. E per me è stato, cioè, un innamoramento, nel senso che per me è lo squalo... Cioè, è l'animale più bello del mondo, personalmente, proprio. Uh, no, davvero, cioè, è elegante. Cioè, la sua forma è, è perfetta per il mare, cioè, nel senso... È, è, è perfetto, è, una, è, un, è un organismo veramente perfetto e ho avuto la fortuna di, poterla, di poterlo vedere proprio faccia a faccia, in, in, in tutti i sensi. Eh, e nel senso che quando l'ingabbia uno squaletto ha deciso che era un po' nervoso e c è, c è, è entrato proprio un pochino nella gabbia. Me lo sono trovato davvero a fastaosa. Però sì, in, in eh, sudata. Poi po voglio farla anch'io è una roba che mi piacerebbe un po' l'ho fatta fare. nel lontano 2015 pazzesco no ma è un'esperienza che, che è unica adesso hanno un po di problemi perché è sempre per quella per la questione di l'uomo deve sempre rompere e ci sono magari meno avvistamenti appunto anche lì dove di solito tipo dove ero io a Simon's Town c'è proprio la la minisola delle otarie, dove lì di solito avevi una, una, cioè, li trovavi molto frequentemente, li, cioè, uscivi in barca, dopo due minuti te ne trovavi almeno uno che si faceva un giro intorno alla, banca, intorno alla barca. E purtroppo anche lì stanno diminuendo. All'epoca, quando era uscita la notizia delle orche che uccidevano gli squali, no, dicevano: eh, è colpa delle orche, no? non è che solo perché quattro orche si mangiano lo squalo, allora vuol dire che è colpa delle orche, quando siamo noi che li stiamo decimando da sempre e anche in Sudafrica insomma anche lì hanno vari problemi di pesca di squali quindi cioè, figurati e, poi um... c'è anche il discorso che quando... quindi si sì, direi squalo poi... bianco ah, ok perfetto diciamo. poi diciamo quando c'è queste faccende qua è un po' anche un problema sul fatto che un conto è se vai nel posto dove ci sono gli squali e aspetti che ne passi uno un conto è se vai nel posto dove ci sono gli squali e cominci a buttare esche in mare per attirarli quello è un altro problema, perché poi lì crei un precedente pericoloso sì. del fatto che lo squalo, che non è scemo, comincia sì. a capire, ehi, se vengono quelle strane scimmie pelate in barca, cioè, mi ho dato da mangiare, quindi automaticamente quando vedrà una scimmia pelata, la, la, come dire, non necessariamente l'attacca, però diciamo, si avvicina curioso aspettandosi qualcosa, e poi in realtà dipende sì. anche dal soggetto, perché ormai si sa che... Gli squali a volte hanno riservato delle sorprese abbastanza interessanti per quanto riguarda anche il comportamento, eccetera. Si sa che anche, anche per, per esempio parlo, parlando solo di squali bianchi, che hanno diverse personalità, cioè ci sono gli esemplari più aggressivi, gli esemplari un po' più timorosi, gli esemplari che sono un po' più curiosi, eccetera. E questo è interessante, insomma anche perché insomma, gli squali bianchi fanno anche skyhopping, cioè di quella cosa di mettere la testa fuori dall'acqua. Per vedere cosa c'è fuori dall'acqua, sì. che è una cosa che credo al di fuori dei cetacei sia nota solo in loro, se non ricordo male. Cetacei, vabbè, in realtà mammiferi marini, ecco, eh, ovviamente non conto le foche, otarie e tutta quanta. Eh, e compagnia cantante. Mm -hmm. Però, eh, sì, sì, diciamo, sì. tendenzialmente al di fuori dei, dei mammiferi marini, penso che forse sia nota solo negli squali bianchi. Non lo so, correggimi se sbaglio. Però questo la dice lunga, ecco, secondo me. Comunque. Esatto, no, lo squalo bianco è davvero come dicevo, è proprio un rimani perfetti. Infatti uh, sono un sacco intelligenti, sanno cosa sta succedendo. E ovviamente per quanto riguarda la cosa che dicevi del gettare le esche, insomma, eh, ci sono delle attività di ecoturismo che sono meno impattanti certo, rispetto sì, ad altre, sì. insomma. E... Ovviamente tipo quando sono andata a fare io cercavo di ridurre al minimo l'impatto, quindi al massimo gettavi una testa di un tonno riciclato praticamente e usavi quella cercavi di non farla mangiare e ovviamente in acqua non buttavi niente se non l'acqua salata un po' mischiata al contenitore dove stava la testa e basta. Ci sono varie, insomma, varie, varie compagnie che magari utilizzano fegato di squalo per attirare squali, diciamo che non ha molto senso. cioè è proprio per niente sostenibile da, da nessun punto certo. di vista, perché tu vuoi fare sensibilizzazione, vuoi portare le persone a far conoscere gli squali, ma usi squalo per attirare squalo. E poi ovviamente si sa che il sangue um, degli elasmobranchi attira altri elasmobranchi, eh. ci sono vari studi che dicono appunto, che gli squali preferiscono ovviamente il pesce in generale, però mangiano anche proprio le, insomma, gli elasmobranchi, razze, altri squali, insomma... Non... E anche poi vabbè pesci osti quello che poi dipende sempre dalla specie da, dalla, dalle, dalla sua tattica insomma predatoria da cosa mangia dal, dalla sua ecologia insomma però in generale si sì, sì, cioè, il vero senso... un turismo non dovrebbe impattare o, o cioè in questo senso ecco se è fatto bene sì teoricamente non esisterebbe neanche le, cioè nel senso perché noi comunque siamo sì. un, cioè, che... non, non so se il disturbo è il, il termine corretto però comunque noi siamo intrusi e noi comunque facciamo uno cioè imponiamo uno stress all'animale in un certo senso con la nostra presenza, no? E quindi, insomma, però, cioè, si fa il possibile. Ovviamente se tutti si mettono a fare ecoturismo e ci sono 60 barche, cioè tutte lì vicine, non, non va sì, bene. No, certo, ci vuole la, la, Con tantissime la persone, insomma. <coughs> <coughs> Senti, se ehm, appunto ti offrissero la, 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 la cosa che vuoi di più, del tipo, puoi decidere... Quale squalo studiare e dove e cosa puoi decidere te? Tipo, che cosa sceglieresti? Ah, oh eh, so non è una domanda facile, però è della serie. Sogniamo in grande, no? Della... Devo scegliere un posto o posso no, una No, anche più di uno, figurati. Cioè, tipo le, le cose che ti piacerebbe di ah, allora, più studiare allora. a livello di posto, a livello di specie, a livello di subject, diciamo, della, della ricerca, sì. esatto. Okay, no, sicuramente il comportamento degli squali bianchi è una delle cose che mi interessa abbastanza. E quindi se si guarda quel tema lì, la, il fatto di andare in Sudafrica e anche in altri posti dove studiano gli, il comportamento degli squali bianchi, sì. Quindi, non so, Guadalupe, eh, Australia Sudafrica e proprio vedere i vari individui come si comportano in base anche appunto a, alla torbidità dell'acqua, perché anche quello, insomma, influenza molto. Um, la loro tattica predatoria in Sudafrica non lo vedi probabilmente è molto torbida l'acqua lì quindi eh, invece magari tipo in Australia o in Guadalupe è un po' più cristallina e riesci a vedere lo squalo anche a 8 metri di distanza e io quando ero in Sudafrica ci ho messo un attimo ma alla fine lo squalo era a meno di un metro però lo vedevo tipo <ride> trasparente, allora non vedo niente però insomma eh, in Sudafrica sicuramente sì perché penso che sia un posto proprio anche bello è veramente un posto bellissimo e quindi lì poi mi sarebbe anche andare magari um, a studiare gli squali balena perché no, sono eh. bellissimi anche loro uh, soprattutto anche loro poveretti vengono vengono catturati e fanno, una, fanno una fine uh, una fine bruttissima e qualche tempo fa ho visto un video di uno squalo balena che era stato pescato e era ancora vivo e lo stavano tagliando a fette mm. E si vede non proprio male. la scena <ride> quindi eh, esatto e questo succede capito S succede praticamente sempre e... ovviamente non da noi perché da noi non c'è lo scuolo balena e... però in, in altre zone insomma lo fanno comunque devo sempre trovare la cosa negativa in tutto io comunque allora um, poi non lo so in realtà um, boh anche lo scuolo elefante sarebbe bello da studiare so che in Inghilterra fanno uh, vari studi Uh, di monitoraggio uh, sì, verso l'Atlantico del Nord quindi anche quello sarebbe molto interessante uh, però sì posso continuare a dire ogni paese di questo mondo e, e dire tutti, tutti gli squali alla fine tutti gli no. squali. se mi offrono una cosa <ride> dico, ok no, una cioè, cosa che prescindere... mi sarebbe interessante studiare sono gli squaletti di, di profondità perché tipo tempo mm -hmm. fa guardai un po' in bibliografia per un video sullo, sullo squalene e lì praticamente scoprì che su eh. molti di loro i dati sono praticamente inesistenti. Il Granuloso, sa sì, anche. esatto, esatto. Si eh, erano veramente inesistenti, cioè eh. non sai lo stato delle popolazioni, non l'hai mai saputo e non lo sai ancora, eh, perché praticamente sono degli de squaletti e magari sono piccoli, eh, vivono oltre 400 metri di profondità. Boh, cioè, nel senso, sai veramente nulla di, di sti, sti robini. Da qualche posto magari sono già spariti non lo sai, o magari in qualche posto ci sono e non lo sai. Quindi, boh, nel senso, proprio anche lì sarebbe. Mm, forse sì, è meglio. Forse Assolutamente, tra i due, tra i due sì, eh, quindi, anche quelli sarebbero. Non sono squali particolarmente arismatici, poi dall'altro, quindi, non è. Cioè già gli, già gli squali questi no. hanno dei pregiudizi no? intrinseci per le persone, poi però se mi parli di squalo bianco, squalo martello, allora dice, beh, la gente poi dice, beh, che figli dai, no? E invece quelli sono degli squaletti piccini, tutti scuri, bruttarelli, così a idea, nel senso per le persone, e quindi dicono, boh, cioè è anche difficile eh, per specie non carismatiche esatto. farli prendere in considerazione l'importanza del ruolo che, li, che ricoprono in natura. E di tutta questa faccenda, quindi anche, secondo me, anche quelli sarebbero molto, molto da studiare. Non solo per nulla facili da studiare, ovviamente, gli squali in generale, ma loro in particolare, perché insomma, non è, non è un che sì, vai nella casa no. a vederli. Insomma, non ci, insomma non, non, no, non esatto. Insomma. Lì l'unica cosa che puoi fare è, cioè, è studiarli da, o con dei ROV, però anche chissà quanto costa. Oppure eh da morti. Sì, il grosso, cioè perché vengono il catturati. Per... Poi in realtà è molto di quello che sappiamo è per quello, cioè perché li ho studiati esatto, da morti. Esatto. Anche roba cioè. a livello di musei, quindi magari non roba neanche fresca. cioè lo i musei sono importanti. Magari ce li hai sotto alcol nei musei o sotto formalina, se sono particolarmente vecchi. Insomma. E è interessante il discorso che dicevi prima dei, dei mercati del pesce perché comunque sia se uno mm. guarda il banco ovviamente del, del pesce nei supermercati o comunque nei pescivendoli di città trova sempre le stesse robe, grosso modo. Se vai invece nei sì. posti dove i pesci vengono pescati sul posto e commercializzati sul posto, quindi a quel punto si esporta solo la roba che è più commercializzabile e sono i soliti 5-6 pesci che trovi ovunque e la gente vuole per il 90% quelli, poi in Percentuali minori gli altri, è figo, tra virgolette, che in questi posti trovi dei pesci che magari non vedresti mai, perché sono specie magari di profondità oppure non commercializzate di norma, che quindi non vengono esportate al di fuori del luogo in cui vengono pescate e magari non vengono. Mm. Scartate perché comunque è un minimo valore anche solo per riprenderci le spese, che ce l'hanno, quindi le vendano. Ed è figo perché li vedi solo in questi posti, cioè nei posti dove c'è stata una pesca sì. e una rivendita sul posto. Eh, anche per esempio, vale non, parlando non di pesci, ma vale per esempio i crostacei in questi luoghi, magari puoi beccare della roba a livello di crostacei. Che anche lì nelle solite nei, nei pesci vendoli, appunto trovi sempre i soliti crostacei, mentre invece. Trovi della roba di fondo particolarissima che è stata pescata, così random, e l'hanno messa sul banco. Quindi penso che sia figo oggettivamente esatto. per uno che ama la, la biologia marina avere accesso appunto a un mercato del pesce dove c'è questa condizione, perché magari vedi delle specie che di norma non non vedresti mai, fermo restando che poi può essere un problema per altri motivi perché magari non dovrebbero essere pescati, cioè ovviamente al netto di questo, chiaro, uh -huh. questo non stiamo neanche a dirlo, però eh, per uno che va lì mi dicevi appunto, mi sono immaginato questa situazione, io fossi uno di quelli che come dicevi te va in giro per vedere i gattucci, se le femmine sono gravide, eccetera, mi, probabilmente una volta eh. beccate mi divertirei e, e messo in salvo le uova mi divertirei anche a vedere un po', un po quel che c'è, che magari è roba che non non si vede tutti i giorni quindi insomma sarebbe figo esatto. e... comunque è vero il fatto che al mercato c'è cioè anche solo in pescheria quello che è, trovi sempre le solite Ma 5 sì, specie cioè... Cioè, cioè, sempre le solite cose non, non, veramente. È proprio, cioè, ovviamente è una richiesta del consumatore sì, sì, no? certo, Perché se, certo. se lo vendi vuol dire certo. che qualcuno te lo cerca poi non, non tutte no, le sì, sì, sì. specie non tutte sono pescate chiaramente c'è cioè, anche quelle allevate tipo ah, i salmoni eh, chiaro, mm. orate, sì. tantissime orate allevate Ormai alla fine mm. trovi anche quelle. Poi, appunto, sacco. di quelli non allevati c'è cioè il pesce spada eh. che insomma tutti lo vogliono. E a volte ho visto che è stato venduto anche come pesce spada la carne invece di squalo di migliore, eh. di peggiore qualità a livello organolettico, diciamo sì. non pregiata. Ma in realtà, mm. sì, di solito è abbastanza cioè, facile magari. Ehm... Confondere tipo il trancio del, del maco, ogni tanto anche tipo la verdesca ad esempio, però la verdesca è molto più, cioè quella che, quella che vedevo io di solito era, cioè si vede che non è pesce spada, però non so, magari è solo una cosa che non è facile, cioè insomma, non è sempre facile comunque. Um, io la verdesca fresca non l'ho mai vista in vendita, ho sempre visto i tranci in, nel reparto surgelati ad esempio, no, uh, per i supermercati che ho visitato io. Uh, però sì, viene, ca capita che, insomma, magari, magari non tanto in pescheria, perché comunque penso sia un po' più controllato, però più, più, più sotto banco può capitare che vendi una specie per un'altra eh, o che metti male l'etichetta, insomma, tantissime volte può, può succedere, e, um, sì. E tipo altri, altri posti che tu sappia dove c'è appunto un problema a livello di conservazione perché vengono consumati tanto gli squali come in Italia. Però all'estero, che tu sappia quali sono altri paesi dove, dove c'è particolarmente forte questo consumo di squali che ha poi. Okay. Australia, uh, in Australia uh, c'è un sacco. Cioè il fish and chips non è mai fish come lo intendiamo noi, ma molte volte vendono i pinna nera al ah, banco so, e... non la sapevo mm -hmm. sì 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 in Australia tendono loro, anche, poi anche loro cioè, hanno, hanno tutti gli animali di sto mondo e fanno, fanno un sacco di problemi per quanto riguarda gli squali in generale um, comunque sì, loro di solito la consumano poi cioè, in realtà vengono mangiati ovunque gli squali anche in Inghilterra mi pare c'è il problema del fish and chips uh, dove non sai che, che fish <ride> trovi <ride> nelle nel, nel tue fish and chips Um, poi vabbè la questione anche pin insomma l'Europa che, che, che fa finning insomma esporta in Cina in Europa si fa um, e chi lo fa uh -huh, la Spagna ah, vero? pazzesca sto, mm. tremendo sì noi siamo i primi sì cioè, l'Europa comunque la Spagna in generale insomma è... che se lo fa un paese in Europa alla fine secondo me siamo tutti un po' complici Beh, sì, assolutamente. E... anche perché siamo molto bravi a dire, ah, all'estero fanno ste robe, poi però quando ce l'hai in casa e le esporti all'estero è dove mm. c'è il consumo, secondo me è un esame di coscienza, te lo dovresti sì, fare. le esportano maggiormente, esatto, no, le esportano maggiormente in, in Asia, in Cina, Hong Kong, e poi ovviamente il mercato delle pinne, è... non è complicato di più, di più perché non sempre sai le stime, i veri, i, i veri numeri, no, perché non c'è un vero e proprio. Um... ...management, una, una gestione di questa cosa, quindi vai molto anche a, a ipotesi, quante pinne, quante non pinne, insomma, che specie che... ...perché non è facile, appunto, riuscire anche a identificare la specie se non magari con eh, test beh. genetici, appunto, e la PCR, cose così. E poi sì, c'è, cioè, alla fine noi esportiamo, poi alla fine in Cina, loro, a loro volta... Non pescano, però esportano, cioè quello che pescano non lo consumano, ma lo esportano, però quello che invece importano lo consumano, una roba del genere. Quindi, no, ma è, è, un, cioè, <ride> è una cosa iper complicata, insomma. Però, però esiste questa cosa, e la facciamo anche noi. Ehm, quindi anche se, cioè, se parliamo proprio di consumo in generale di squalo, consumiamo sia carne che pinne, eh, cartilagine integratori di vario tipo per uh, insomma, lo squalene la cartilagine insomma hai male al ginocchio prendi le pastiglie di cartilagine <ride> uh, in erboristeria sì sì no in erboristeria sono andata, io ho, ho, vis ho, ho visitato tutte le erboristerie del mio paese e anche tutte le farmacie mi sono messa a fare le foto tutti i prodotti uh, che contenevano squalene eh, o insomma qualsiasi altro prodotto insomma, eh, ce ne sono le vendono o anche i trucchi, insomma, però il trucco, insomma, è, sono tanti, tanti, tantissimi prodotti di creme, cremine, io non me ne intendo niente. Però anche lì si può trovare lo squalene che deriva da, da, dall'animale, quindi in questo caso lo squalo. Si sta provando a sostituirlo con squalene che deriva da, da le, dalle olive, ad esempio, perché anche le olive ce l'hanno. Per appunto essere un po' più meno, meno, meno squali, insomma. Perché effettivamente li troviamo davvero ovunque. No, non so se te l'hai visto il, il documentario Sharkwater. Sì, quello di Rob. Eh, Fa, fa abbastanza bene e male il documentario. Eh... È uno dei documentari più belli e esatto. più accurati che esistono comunque. Esatto, guardatelo: perché... sia quello che anche Sharkwater Extinction. Perché ah, c'è anche il secondo. Non l'ho visto, sinceramente. La Sharkwater ce l'ho in DVD. Eh, quello parla proprio del. Mm. Mm. E, no, e, appunto il discorso è che molto spesso quando si fanno dei documentari su questo tipo di cose, sensibilizzazione è facile passare la parte e fare dei prodotti che sì. Eh, colpiscono molto sul lato emotivo. Ma poi se vai a vedere sul lato scientifico mh, tipo un altro documentario di questo tipo è Blackfish. Che ha fatto tanto quello riguarda le mm. orche. Vabbè, ha fatto tanto scalpore, eccetera. però. Sulla scelta delle parole, anche quello ce l'ho in DVD, me lo sono visto e rivisto, insomma, ci sono delle criticità che mi fanno molto storcere il naso sull'approccio, o anche altri documentari. Per esempio, io non l'ho visto ancora, ma so che anche Seaspiracy su Netflix ha generato tutta una serie di, di polemiche da parte degli scienziati che tendenzialmente sono assolutamente mm -hmm. pro conservazione della fauna marina, <ride> chiaro eh, su come sono stati trattati alcuni argomenti. Eh. Però invece Sharkwater eh, quello mi è sempre piaciuto, perché diciamo di, di tutti i documentari di inchiesta eccetera, mi sembra quello più coi piedi per terra, tra virgolette, quindi quindi quello ve lo consiglio assolutamente, Sharkwater si chiama. Mm -hmm. Esatto. Invece il secondo si chiama Sharkwater Extinction eh, che non hanno fatto in tempo a finire, cioè l'avevano finito, ma Rob non, non c'era più, e, um, e quello invece proprio parla del suo viaggio, mi pare in Costa Rica se non sbaglio, e dove lì appunto fa vedere un, un sacco di, di problemi 2018. legati al film. Cioè proprio il feeling esatto, okay. del filming, e anche quello lì è veramente veramente un bel documentario e ce ne sono pochi di, di documentari fatti bene. Cioè, si ispira sì a, ovviamente, come tutti i documentari che mh, hanno questo tocco di, di, di complotto, diciamo che puoi già capire no? dove va a parare una cosa del genere. E da un punto di vista di comunicazione, non è stato il massimo, però ha magari aperto gli occhi a molte persone riguardo a certi temi, no? Mm -hmm. Quello, quello sì, 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 però bisogna vedere quanto, quanto questi occhi rimangono aperti e quanto invece poi li chiudiamo e torniamo alla vita di prima. Ehm. Um, ne ho parlato, abbiamo fatto una diretta con, con Sara di Biomaterra e abbiamo proprio parlato del documentario, soprattutto sulla parte della, del, della, della pesca sostenibile, che dichiarano nel documentario che non, non esiste una pesca sostenibile, P però è molto generalizzata questa cosa, insomma, c'è, e si può fare, e molte persone vivono di questo esatto, in tanti è anche posti quello, del mondo cioè, non puoi pretendere di dire dall'oggi al domani si smette di pescare perché tutte le persone che no. dipendono per il proprio sostentamento dall'industria della pesca che fa? fa morire di fame non, cioè, nel senso, cioè, non è etico neanche quello se vuoi capito il discorso purtroppo no. la, la, la verità <ride> cioè la realtà non è fatta da assoluti è fatta da un'infinita scala di grigi e nonostante alle persone piacciono le risposte secche molto spesso la, la, la realtà è una sequela infinita di dipende però ma forse sì però in questo caso cioè capito, eh, questo è difficile colpisce sì. molto di più una roba che ti, fa, che ti colpisce forte a livello emotivo e ti dice questo è sbagliato per me", che una roba che ti dice ti mette i dati e ti dice sì questa cosa va bene, questa meno, narrativamente funziona molto meglio quell'altra. l'altra però molto spesso è una visione mm. un po' semplicistica della realtà questo sì. questo è poi noi Mm. Poi noi, perché appunto siamo molto privilegiati, secondo me, e abbiamo la possibilità di scegliere di rinunciare a delle cose, Al altre persone ah beh, no, sì, certo, <ride> certo, cioè io, posso, io, io non mangio pesce perché un po' non mi piace, un po' perché già la, un anno fa non ho smesso di mangiarlo per una questione appunto ambientale, no? Però capisco se c'è qualcuno che vive di quello che cioè solo pesca per se stesso, è normale che non, non possono tutti convertirsi e fare altre cose, cioè, co co cioè, di 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 cioè se, se non vuoi che peschi devi insegnare qualcos'altro, eh, chi esatto. è che glielo insegna? insegna? Cioè, voglia di imparare, cioè e e comunque cioè, magari sono anche tradizioni molte volte, capito? E... Sì, ma poi cioè è anche... Boh. Mh, cioè dire da domani si cambia vita tutti, eccetera, cioè è una cosa che... Automaticamente non funzionano le persone perché gli metti paura, non, 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 cioè non, non è neanche furbo. Esatto. Cioè anche se magari sì, faresti bene nell'ambiente, però non è neanche furbo. Perché è meglio fare tanto il cambiamento radicale te lo fa un, della propria vita così di punto in bianco, te lo fa una persona su 10.000, quindi invece di fare cambiare radicalmente la vita di una persona su 10.000, alla fine è molto più impattante in positivo sull'ambiente se invece che cambiare una persona su 10.000 ne cambiano 3.500 non radicalmente ma fanno un passettino cioè alla fine sommando questi passettini fai più mm. del cambiamento radicale di una persona quindi c'è cioè, anche questo è difficile da, da come dire da concepire sì, no, che è meglio se tutti fanno qualcosina che se una persona fa tantissimo cioè già cambiare di poco se lo facessero tutti il poco diventerebbe tanto Capito? Esatto, è questo il fatto, se lo facessero tutti... Eh sì. Ma tutti. <ride> eh sì, cioè. tutti, tutti allo stesso momento, ora. <ride> Capito? Quindi è un po'... È un po no, questo beh, discorso. insomma. E te a livello di, mh, per esempio, altri documentari, eh, volendo anche libri sugli squali che, che vorresti, già che ci siamo, consigliare, mm. cosa, cosa potresti consigliare alla, alla nostra chat? Allora. Allora, io personalmente ho un paio di libri di squali da qualche parte, anche qua, che se adesso se li trovo ve li faccio vedere. E allora, io sono in, quando sono stato in Sudafrica, sono stato in Sudafrica con um, Alessandro mm, De Maddalena, mm. che mm, è lui che di solito appunto fa queste spedizioni, insomma, e studia i squali da tanti, tantissimi anni. E quando avevo, avevo trovato la sua, io a caso l'ho trovato su Facebook il fatto che facesse queste, queste, queste attività. Ho detto vabbè, provo a scriverli, vediamo co come funziona. E poi in un anno ho organizzato tutto. Insomma, vabbè. E, e lui ha scritto un paio di libri. e c'ho il libro dello scuolo bianco, che se lo trovo. Arrivo, scusate. c'ho lo scuolo bianco del Sudafrica, che è fatto molto bene. E veramente parla di, di, cioè, di fatto, affronta tutti tutto dalla, dalla parte insomma, anatomica, biologica ecologica, rapporto con l'uomo, cose così ed è, fatto, ed è fatto molto bene e, e questo è uno, cioè, lo, leggo, lo, lo leggo spesso diciamo, che, che, mi piace, che mi piace molto poi prima avevo questo qui sempre suo, che sono gli squali del mar Mediterraneo eh, che di solito uso molto perché mh, Anche per cioè, quando voglio appunto trattare di vari squali Ti fa vedere anche Poi i disegni li fa tutti ah, sì. lui Cioè proprio i Sì ma sono anche fatti benissimo cioè, io, non so io, io che non so disegnare per me questo è proprio eh, Non so adesso vi faccio vedere un esempio Di uno squaletto Guarda, Lo Spinarolo tipo ah, Vedi? Ti disegna tutto Anche proprio i denti, le pinne Il muso, la colorazione Quindi di solito con, con, con i suoi lavori mi sono trovata molto bene. Uh, poi devo, devo ancora prenderlo, però c'è il, il libro di, di Francesca Renero che ha fatto un libro che si chiama Shark Secrets, uh, che è anche quello lì, siccome è un libro. Cioè, che infatti non ho ancora preso, ma prima o poi lo farò, Franci. Grazie, scusami. Mm. <ride> però lo farò. E, e poi. Um, ho preso la guida di Mark Dando, non so se è presente chi è, uno che è cioè, un mito, penso. E anche, anche questo qua, qui da qualche parte: che sono, è una guida agli squali, razze e chimere dell'Europa e del Mediterraneo. Oh, okay. E anche questo ma è uno spettacolo! C'è cioè, tutto, c'è veramente tutto. E, um, questo cioè, quando l'ho ancora finito cioè, l'ho lintato ma non l'ho ancora finito perché poi è proprio fatto tipo a guida no? tipo chiave dicotomica mm. no? che, che uh, ti fa vedere come cioè non è che ti descrive ogni certo. specie però ti mette le varie specie e in base alla colorazione la pinna o insomma qualche pattern che ha sul dorso e eh? poi riconosce anche tutte le forme dei denti e adesso ne devo uscire un altro loro che esce a, a luglio e madonna sono tentatissima ed è proprio gli squali del mondo. Cioè, se non, se non ho quel libro lì, veramente. E, e poi vabbè, ci sono tutti i lavori di, di compagno e colleghi che sono proprio il top del top e, per quanto riguarda gli squali. E, sì, adesso mi viene in mente questo. Vabbè, sono realtà. già dei, dei bei titoli. Sono... Io li <ride> ho messi in wishlist. Tante <ride> volte qualcuno si sentisse... Uh! Particolarmente generoso, ma io ve la butto lì. Eh, nel senso, Grande, <ride> bravo. vorrei okay. mai offendere su, però so, mi dissocio dall'uso irresponsabile. Si può fare la wish list. comunque. E allora <ride> mh, bomba bomba. E di documentari invece a parte Shark Water, <ride> c'è qualcos'altro oppure che ti viene in mente? Oppure no, allora di, di documentari. Uh... Ci sono, mh, non è proprio strettamente legato agli squali, è legato alla pesca mm. in generale, eh, ha un paio d'anni però si chiama The End of the mm. Line e, e parla anche, cioè bene, cioè, bene nel senso correttamente insomma per, per quanto riguarda alcune questioni dell'ambito della pesca insomma, attrezzi, non attrezzi, insomma by catch. E quello è molto bello però per quanto riguarda gli squali mh, no cioè, sugli squali secondo me è abbastanza cioè Sharkwater e Sharkwater Extinction sono quelli che, mh, che, che ho trovato meglio anche da un punto, punto di vista scientifico ovviamente tutto ciò che trovate squali dopo, mh, state attenti insomma perché molte volte vengono proprio fatti, cioè vogliono fare dei documentari fatti bene, no? Per sensibilizzare, poi quando ti, cioè vogliono far vedere lo squalo ti mettono la musica inquietante, <ride> diciamo che ah, mh, se vuoi fare un documentario che magari, insomma, dici che gli squali sono sempre stati visti male, poi è tu in primis, metti la musichetta così, non va bene. E, e poi vabbè, evitate di guardare, se non per divertimento, ma non prendetelo seriamente, tutti quei, cioè, tipo io, io guardo The Mag tipo due mesi fa. Quello sul megal il film, così Vabbè. sul megalodonte, ma bellissimo, eh, è cioè, fatto, fatto bene. C'è cioè, il laboratorio sott'acqua, ma magari <ride> però no. tutte quelle cose lì, non guardate, cioè guardatele così. Ma non, non prendetele sul serio, non fatevi influenzare negativamente da queste cose perché è davvero un è, è tutto. Cioè, vogliono fare scientifiche, ma non ce la fanno, e Il megalodonte è estinto, vogliamo ricordarlo perché il documentario di Discovery sì, Channel, il esatto. megalodonte, quelle, quelle robe lì, era un documentary. A volte la gente non è chiara, esatto. era un prodotto finto fin dall'inizio per sembrare vero. A parte che voi in chat siete mm -hmm. tutti bravi, lo sapete, però nel senso, giusto per dire, tante volte qualcuno capita così, riordiamo. tanto sul mega prodotto ci ho fatto un mega video dove vi dico un po' tutto. E, tipo, poco dopo Just. è uscito un altro studio dove c'era tipo la misura più accurata con la, la ricostruzione nuova di Oliver Demos. Beh, ho aspettato, ho aspettato ovviamente a uscire appena ho pubblicato il mio video, ma vabbè, a parte questo. A parte Vabbè. questo, <ride> e allora io ovviamente vi invito a seguire a seguire Laura su Instagram. Ovviamente la trovate come Adri Shark, è passato qua in, uh, in, uh, in chat su Instagram. Parla di squali Appunto, vi fa un po' vedere delle, delle cose inaspettate. Per esempio, fotografate sui banchi del pesce, e, e... eccetera. Quindi ovviamente vi, vi invito assolutamente a seguirla e Laura, grazie mille per averci fatto compagnia stasera. Mi ha fatto un sacco piacere eh, averti invitato a parlare qua di squali. E veramente ti facciamo tutti l'imbocca al lupo con tutta questa faccenda che ti ha messo i bastoni tra, tra le ruote eh, per, eh, per, eh, per quanto riguarda il lavoro a Malta. Quindi grazie mille davvero, Mi ha fatto un sacco piacere. Grazie a te per l'invito. Mi, mi ha fatto veramente tanto piacere, sono tanto agitata. Però no, ah, okay, va <ride> benissimo, avevi anche dubbi. Ci hai raccontato un sacco di roba interessantissima quindi, in bocca al lupo a te. Eh, e grazie mille appunto a tutta ah. la chat per uh, che la, la compagnia che ci ha fatto, grazie mille a tutte le sub, eccetera, eccetera. E ovviamente vi Mollo ai ragazzi di Science Stream. Salutatemi. E nulla. Ci vediamo mercoledì per un'altra live. Buona serata e statemi okay. bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Willy, grazie.